compiono atti di disobbedienza civile non violenta per ribellarsi a quello che considerano un genocidio programmato da parte dei potenti del mondo che secondo loro sta spingendo il pianeta verso un collasso ecoclimatico. Quello contro Palazzo Vecchio è solo l'ultimo di una lunga serie di blitz messi a segno dai giovani di ultima generazione, il quarto nel capoluogo toscano. Sicuramente è più comodo ripulire una facciata che la coscienza. Continuare a finanziare l'espansione dell'energia fossile è omicidio, hanno sottolineato gli attivisti sui social dopo l'ultimo attacco fiorentino. Il primo blitz nel capoluogo toscano era stato quello dello scorso luglio, quando due ragazzi del collettivo agli Uffizi avevano incollato le proprie mani al vetro protettivo della Primavera di Botticelli, chiedendo di non investire sui combustibili fossili. Poi il 22 gennaio nel mirino di ultima generazione era finita la facciata della sede regionale del Ministero dell'Economia riempita di vernice. Dopo l'imbrattamento, tre attivisti avevano esposto uno striscione con scritto «Stop sussidi ai fossili» in attesa dell'arrivo dei carabinieri. Tre settimane più tardi, il 12 febbraio, era stata la volta della sede del Consiglio regionale di Via Cavour, anch'essa imbrattata con vernice gialla e rossa da quattro attivisti del movimento.